Lione. Siamo con Mister Zironelli al termine di questa partita con la Fersina, vittoria di 1-0 con gol di Craviare sul fine del primo tempo. Mister, seconda vittoria consecutiva, ottavo risultato utile di fila, continua questa corsa al terzo posto. Oggi una partita dai due volti, non so se sei d'accordo, primo tempo con qualche difficoltà, a parte gol, poi il secondo tempo Sacilese che avrebbe potuto ampiamente raddoppiare, se non anche triplicare il risultato. Certo, l'analisi è giusta, il Fersina ha fatto un'ottima partita, non è assolutamente una squadra morta, anzi ha dimostrato di lottare e di non rassegnarsi, e tanto di cappello a questa squadra. Noi nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà e poi nel momento in cui cercavamo di manovrare siamo riusciti a trovare il gol con Craviari, che se lo merita tutto perché è l'emblema praticamente dei nostri giovani. Anche oggi con 6 fuori quota siamo praticamente con l'organico a 13 giocatori e siamo ridotti all'osso, però di fronte a questi ragazzi bisogna levarsi il cappello perché stanno facendo una cosa secondo me straordinaria. Mi è dispiaciuto un po', io sento qualche mugugno, probabilmente non sanno che siamo in emergenza, però a me non mi interessa, io sono contento perché i miei ragazzi hanno fatto una grande partita, nel secondo tempo potevano fare altri 3-4 gol, è stato bravissimo il loro portiere che ha fatto 4 miracoli, quindi io devo solo ringraziare, come l'ho detto tante volte ma probabilmente qualcuno non capisce, e devo solo ringraziare questi ragazzi perché stanno facendo non il 100%, il 150%. Ecco mister, traguardo ovviamente per il momento solo platonico, però vagliata la soglia dei suoi primi 50 punti da quando qui a Sacile, 52 per la precisione, adesso è nel girone di ritorno, una marcia se non erro praticamente a ridosso delle due battistrada, perché con quella di oggi sono 23 punti contro i 26 ottenuti da Pordenone e Marano. Una battuta mister, rammarico per qualche punto perso nel girone d'andata dove si è creato il gap ovviamente. Certo, con quello che ho detto poco fa è per quello, abbiamo perso dei punti per strada, ma nonostante questo abbiamo 6 punti in più del girone di andata e questi ragazzi non si sono mai fermati, sono dei fuori quota che hanno fatto 26 partite su 26, cioè forse probabilmente qualcuno ha la memoria corta, ma nel calcio è così. Io ho vissuto molti anni, ho vissuto più anni nello spogliatoio della mia vita che a casa mia, quindi di conseguenza le cose le so, ti ripeto, stanno facendo dei sacrifici enormi. E venerdì ci sono andati 10 minuti perché avevo paura che qualcuno si facesse male, e purtroppo siamo messi così e siamo in emergenza, però siamo andati all'est a giocare bene e a vincere in casa, anche se non siamo stati brillanti, però abbiamo fatto la vittoria e io sono molto contento per i miei ragazzi.
Ultima battuta, mister, la ringrazio. Ovviamente un occhio alla classifica, questo terzo posto che rimane con 4 punti di vantaggio sul Belluno vittorioso a draw, e un est che ormai, almeno sulla carta, insomma, pare fuori dei giochi, avendo perso oggi a meno 11. Ecco, importante conservare la posizione per giocarsi in casa la finale playoff, oppure per lei poi è indifferente? Certo, è che così non ho poche possibilità di far riposare qualche elemento che ha bisogno di riposo, soprattutto i giovani o il capitano o Boscolo, via dicendo, però per il momento non posso farlo e per quello che insisto sul fatto che questi ragazzi sono solo da elogiare e nei momenti di difficoltà vanno aiutati. Perfetto, ringraziamo mister Grazie. Zirnelli e a domenica prossima.